Madonna! Le donne. Io ho detto le donne. State scherzando? Non lo dite più una parola del genere, lo sapete. Voglia mai uscire. Io ho detto le gomme. Ma che amore! Tufano Gomme, la scelta della sicurezza. Circonvallazione esterna, Arzano, Napoli. Campania Radio Sport. Fuori gara! Facciamo subito immediatamente il pit stop. Tufano Gomme ad Arzano, l'unico in grado di garantire massima affidabilità e sicurezza alla tua guida. Per auto e grandi mezzi, Tufano Gomme ad Arzano, la più grande, la più attrezzata, la più efficiente autofficina della Campania. Equilibratura e convergenza compresi nel prezzo, vendita rateale da 10 a 24 mesi a tasso zero. Tufano Gomme ad Arzano, da 50 anni, sicurezza per te. www.tufanogomme.com. Il pernacchio può essere di due specie, di testa e di petto. Dico, nel caso nostro li dobbiamo fondere, deve essere di testa e di petto, cioè cervello e passione. Insomma, pernacchi che facciamo a questo signore deve significare: tu sei a schifezza, a schifezza, a schifezza, a schifezza e l'uomana. Mi spiego? Ah, va bene. Bravo. Come si chiama tutta la sfilza di nome che c'ha sto... Duca... Maria. Santa Maria degli Angeli. No. Duca Sant'Agata dei Fornari. Aspetta. Alfonso Maria Sant'Agata dei Fornari. No, ditelo insieme all'unisono, con lo stesso tono. Tutti insieme. Sì. Duca Alfonso Maria di Sant'Agata dei Fornari. Madonna. Questa è stata la nostra risposta, caro Sibilla, a un articolo che ci arriva ad oltremanica, perché spesso e volentieri si fa tanta confusione, si utilizzano sempre i soliti stereotipi che a noi non piacciono, perché non è possibile far finta di niente quando si scrive un articolo. Allora, che cosa è successo? La rivista inglese Talk Sport ha stilato la classifica delle 10 curve più pericolose al mondo e rispettivamente al quarto e al quinto posto figurano la curva nord della Lazio e le curve A e B del Napoli. Guardando questa classifica particolare in ordine di pericolosità, io lo dico tra virgolette, vediamo che al primo posto c'è una squadra che è la Stella Rossa di Belgrado, quindi serba, poi c'è il Gremio Brasile, il Lech Poznan, una squadra minuscola polacca. Poi c'è la Lazio, il Napoli, l'Olympiakos, il Peñarol, il Besiktas, il Barras Bravas e l'Aris di Salonicco. E allora io invito i colleghi inglesi, che forse si saranno un po' dimenticati, a riguardarsi quelli che sono i precedenti delle proprie squadre, delle proprie supporters, e in particolare degli Hooligans, che non è un nome che mi sto inventando io in questo momento, ma sicuramente sono tra i primi al mondo in termini di pericolosità. Mi dispiace dover di tanto in tanto dover difendere Napoli, ma io ci provo e lo faccio in ogni occasione che mi trovo a disposizione. E poi non è possibile far finta di niente, caro Michele, cari amici all'ascolto. Per questo la mia risposta è stata il pernacchio d'Edoardo, perché quando tu scrivi un articolo, prima di pubblicare certe notizie, bisogna rendersi conto di cosa stai scrivendo. E poi in curva B, come in curva A, ci sono intere famiglie con donne e bambini, ma forse questo non fa notizia, noi invece lo vogliamo sottolineare. Buon pomeriggio Sibilla, a te, a tutti i tifosi del Napoli, a tutti i radioascoltatori di Punto Zero. E dobbiamo chiudere perché praticamente è finito il tempo. Va benissimo, io so che ci sono ancora 4 minuti. No, assolutamente, non scherziamo. Antonio, io su Facebook stamattina l'ho presa, l'ho presa a ridere e ho scritto che probabilmente si riferivano alle curve stradali o, perché no, alle curve pericolose delle donne mozzafiato che ci sono in curva a Napoli, perché cara rivista inglese ha un nome impronunciabile che tra l'altro è anche sconosciuta, perché ho
nella lunga esperienza giornalistica, insomma, mi erano capitate varie riviste inglesi, quotidiani e quant'altro, ma questo nome sinceramente non l'ho mai sentito, quindi immaginiamo già cosa può essere. Poi casomai sarà la più importante, non lo sappiamo, ma comunque insomma. No, vabbè, però ci ha ricordato di fatto, non è che facciamo finta che non l'hanno scritto. Assolutamente, c'è un dato di fatto. Ci andiamo da Napoli con un bel pernacchio. Cari poi... colleghi inglesi, che ci sono delle donne poi... bellissime in curva, curve pericolose. Esatto, anche perché poi tra l'altro, guardando il contenuto di questo articolo, si parla dei tifosi azzurri che appunto girano sempre con i coltelli alla mano e scappano via in motorino in due senza casco. Per farla la benvenuta al sud. Esatto, vabbè, ma forse si sono imbrogliati, probabilmente qualche altro stadio. Probabilmente Sibilla brucia ancora quel giorno. Hai capito. Ormai sentono puzza di eliminazione. Siamo alla vigilia anche di Villarreal Napoli. E quindi io non credo alle combine, perché si è parlato anche di questo argomento. Sinceramente credo che il Napoli andrà lì in Spagna e noi ci saremo. E vi racconteremo la giornata degli azzurri, la doppia giornata degli azzurri, proprio lì, da Villarreal, da Castellón, che è il paesino che ci accoglie alla vigilia delle sfide con il Villarreal, così come l'anno scorso. Seguiremo da vicino gli azzurri e sono convinto che vi racconteremo una bella giornata di sport, soprattutto. Caro Perazzuolo, Romeo Di Verona sarà l'arbitro di sabato. Sì, Romeo Di Verona per questa sfida molto delicata, perché è chiaro che Napoli dopo il pareggio con la Juventus è chiamato anche a reagire. Andrea Romeo Di Verona, Dobos e Passeri gli assistenti, Ciampi il quarto uomo. Attenzione anche al quarto uomo, direi, a questo punto, perché sappiamo bene che è quello che controlla il tecnico, il mister, che giustamente poi nel post partita dice: io non... parlo degli arbitraggi, però è sempre uno spettacolo vederlo all'opera quando si dimena e difende i diritti degli azzurri in tempo reale proprio nell'area a lui destinata. Ha parlato Walter Mazzarri: siamo temuti e rispettati da tutti, contro il Lecce è una gara a trappola. E poi ha anche detto che Pandev aveva chiesto alla società da circa 3 anni, è contento di quello che sta facendo. Ha anche detto che a Napoli è felice. Poi è tornato a parlare di Grava, Gianluca, dicendo che lo scorso anno fu autore di una prodezza davvero importante, no? Quella di essere protagonista per gran parte della stagione. Ha detto: devo valutare la scelta tra lui e Fidelez. Finalmente, quindi insomma, ecco, mister, ecco, forse qualche richiamino che è stato fatto ha avuto l'esito tanto sperato. Gargano ha avuto un problema all'adduttore, e dal fisioterapista, è quello che rischia di più per il Lecce, ma ci sono ancora 24 ore di tempo per valutare le sue condizioni. Mentre per quanto riguarda Cavani, sapremo tra oggi e domani se giocherà. Però gli abbiamo visto immagini abbastanza rassicuranti, confortanti. Abbastanza rassicuranti, perché conosciamo il Matador che vuole anticipare i tempi di recupero. Il tecnico ha anche parlato di Chavez, ha detto: un giovane molto bravo, ma per adesso è chiuso dalle scelte che ci sono. Nel frattempo arrivano anche raffiche di notizie di calciomercato. Boccio Pippo Inzaghi. 38 anni, i bookmakers di tutto il mondo dicono che è un nome probabile per il Napoli. Sinceramente non credo che sia la soluzione giusta, anche perché, come scrive Antonello Perillo oggi su Napoli Magazine, abbiamo bisogno di un Lucarelli con almeno 10 anni in meno per l'attacco, quindi un nome pronto. Poi non diamo peso anche alla bomba di mercato che ci è arrivata, un nome molto affascinante. Io già vi avevo fatto qualche tempo fa dicendo che sicuramente potrebbe essere un super bomber per il Napoli, mi riferisco a Didier Drogba, che lascerà il Chelsea. Però ecco, dire che può venire a Napoli a gennaio è molto molto dura, no? Da sostenere come ipotesi. Chi invece lascerà a Napoli è Donadel, che ormai non si vede più, già da diverso tempo è a curarsi altrove, però veramente non abbiamo più notizie di questo calciatore, che credo andrà subito via da Napoli. Mentre per quanto riguarda Nainggolan, dico benvenga, perché potrebbe essere una valida alternativa anche a gennaio, anche perché mi ricorda uno Yebda più erudito e anche più dinamico.
più dinamico, però può essere sempre utile agli azzurri in un tour de force che continuerà, perché il Napoli andrà avanti sia in Champions League che in campionato. E tra l'altro è uno che segna pure. Pit stop. Tufano Gomme ad Arzano dispone di un'officina mobile per piccole e grandi riparazioni su strada. Servizio montaggio marmitte, freni, ammortizzatori, installazione impianti a gas e tanti altri servizi. Tufano Gomme ad Arzano, da 50 anni. Sicurezza per te. www.tufanogomme.com. Caro Pedrazzolo, oggi c'è Mimmo Liguoro, vero? Orgoglio Napoli, are you Italian, no napolitana. Così apriamo Napoli Magazine con il bel pezzo dello scrittore, giornalista Mimmo Liguoro, che ogni giovedì ci onora della sua presenza su Napoli Magazine. Restate collegati con noi, perché nella giornata di venerdì invece seguiremo le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis, premiato all'Unione Industriale in mattinata, quindi aspettatevi i soliti report molto molto dettagliati, foto, audio, video non mancheranno per il numero uno degli azzurri, che torna a parlare, non lo farà Bartè Mazzarri, che ha parlato oggi nel salottino della radio ufficiale. Quindi non ci saranno conferenze stampa domani, quindi ci sarà soltanto l'appuntamento con Aurelio De Laurentiis. Esatto, in mattinata. Benissimo, Antonio, buon lavoro e a domani. Un abbraccio a tutti e forza Napoli sempre. E permettetemi, richiudiamo con quel pernacchio, forse è meglio rispolverarlo, no Michele? Eh beh, insomma ci vuole, siamo pronti per... No, non siamo pronti. No, per no, era detto in maniera figurata. Vabbè, lo puoi fare anche tu. Vabbè, allora facciamo così. Labbra aumentate. No, ma facciamo così. Allora, il pernacchio, il pernacchio agli invidiosi. E per rincarare la dose agli invidiosi. A tutti, no, ma soprattutto per gli invidiosi. Invidiosi, per i tromboni e quant'altro. No, vabbè, ma io negli invidiosi ci metto tutti, no? Sì, sì, vai. Giusto proprio per farli proprio schiattare. La serie Crocetti al fegato, avrei una richiesta da fare, una canzoncina gentilmente. Esatto, eccola l'urlo, qua l'urlo che ci contraddistingue sempre, alla napoletana. Ecco qua. Perfetto, va benissimo. Possiamo andare a casa adesso. A domani, Antonio. Un abbraccio a tutti, ragazzi. Forza Napoli. Grazie a Antonio Pirazzolo con le ultimissime di NapoliMagazine.com. Grazie anche a Sergio Cuccio e Tommaso Mandato. A Sebastiano Felicella in console. Tra poco parte il pomeriggio di Radio.0 con Alfonso Benevento. Ci vediamo stasera in TV 21:30. Ripeto, 21:30 con la linea diretta con i tifosi. Insieme al sottoscritto Pasquale D'Angelo. Ci risentiamo domani alle 15 su Radio.0 con Fuori Gara. Ciao, forza Napoli. Radio.0 ha presentato Campania Radio Sport. Campania Radio Sport. Fuori gara! Madonna! Le donne. Le donne. E donne. Io ho detto le donne. State scherzando? Non lo dite più una parola del genere, sapete? Voglio mai uscire. Io ho detto le gomme. Ma che amore! Tufano gomme, più sicuri si va, Tufano è grande, esperienza ti dà, segui la via. Tufano gomme, la scelta della sicurezza, circonvallazione esterna, Arzano, Napoli.